Grazie della presentazione, dell'accoglienza, grazie a tutte le parole che tutte le persone che mi hanno preceduto hanno voluto rivolgere a me, ma grazie soprattutto per quello che hanno detto riguardo alle questioni, le tante questioni del mondo, quelle che non funzionano, che non sono poche. È un grande piacere tornare a Mantova, è una città magnifica e preziosa, e anche se non sono lombardo, ma lo diventerò quanto prima. Adesso sto guardando quei racconti di Betty Williams, sono un po' indeciso tra la Basilicata e la Lombardia, però. Però ecco. Dico, è veramente un grande piacere essere qui, non mi ricordo neanche se ho cantato in questo teatro nel 2000, no. Vabbè. No, speravo già di averlo fatto. Dicevo che quando mi è stato detto di questo conferimento, di questo riconoscimento, oltre al piacere di tornare in questa splendida città, c'è stato però subito un senso innanzitutto di inadeguatezza e di timidezza, perché io vi dico la verità, io da solo questo premio non lo merito, io da solo non lo merito, perché insieme a me invece lo meritano gli oltre 160-170 credo artisti italiani e stranieri che sono stati in diverse avventure, la maggior parte delle quali sono state viste e ascoltate nell'isola di Lampedusa, però ci sono state altre occasioni come a Malta, c'è stato un mio concerto nell'aula plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, con dibattito e conferenza stampa con la stampa mondiale sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione. La manifestazione che merita il plauso di altri, ecco, non io, la manifestazione, è stata, come vi dicevo, sostenuta da molti artisti, da moltissime persone che hanno lavorato con passione e con azione, proprio per citare Cristiano Grandi, e da molte organizzazioni non governative. Molti di voi forse sanno già, insomma qualcuno di voi lo sa, che abbiamo messo al tavolo le istituzioni, come il Parlamento di Bruxelles, come l'alto patronato del Presidente della Repubblica, le due Camere, vari ministeri, la Presidenza del Consiglio. Questo è avvenuto tra l'altro anche a cavallo di due legislature diverse, quindi con un governo di un colore e con il governo dell'altro. Abbiamo avuto la vicinanza, la benedizione Papa Benedetto XVI, abbiamo avuto Amnesty International, l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, abbiamo avuto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, lo IOM o IM altrimenti detto, la Comunità di Sant'Egidio, la Croce Rossa, e sicuramente dimentico molti di coloro che hanno veramente fatto questo percorso con attenzione e con dedizione insieme a noi. Che cosa abbiamo voluto fare? Attenzione, guardate che quelli che fanno il mio mestiere, alla fine, insomma, non è che poi producano così tanto. Noi siamo quelli che quando c'è una maratona, quando ci sono quelli che corrono, noi passiamo la bottiglietta d'acqua, insomma, non è che poi sono gli altri che fanno la corsa. In un esercito di pace, gli altri sono quelli, i soldati fanno la guerra, noi, l'ho detto anche in altre occasioni, al massimo siamo i trombettieri, suoniamo la carica e diciamo avanti tutti, andiamo verso quella causa, andiamo a risolvere un guaio, un male del mondo, ma non facciamo tanto di più. Io non so se sia poco o tanto, probabilmente lo facciamo anche per meritarci spesse volte un successo che neanche comprendiamo completamente, però a un certo punto un artista diventa un cittadino del mondo. E al di là di quello che canta, di quello che racconta, di quello che scrive, di quello che compone, dice qualcosa per meritarsi il ruolo di cittadino, per meritarsi l'idea di essere al mondo, un po'
po' perché secondo me dobbiamo anche trovare un senso a questa vita, molto probabilmente è quello di lasciarlo un po' meglio di come l'abbiamo trovato, insomma, un po' meno peggio. Ora, io credo che molte parole, a forza di dirle, perdano spesso anche la loro forza, ma abbiamo solamente la qualità dell'insistenza delle parole, cioè la possibilità appunto di usarla come dicevano alcune persone che mi hanno preceduto, la signora Williams e anche la signora Devadì, che è l'insistenza e la tenacia in fondo, ecco, è l'idea di fare fare una guerra per finire tutte le guerre, insomma. Ma anche le guerre poi non sono solo quelle che contrappongono un essere umano all'altro, avete sentito parlare di ambiente, avete sentito parlare di alimentazione, di ingiustizia, di sopraffazione, e certo, a sentirli tutti qua il teatro si stringerebbe ancora di più e si sentiremmo il peso di questo mondo che indubbiamente da quando è diventato così globalizzato la sensazione di claustrofobia è fortissima. È vero che abbiamo una scomunicazione, ma forse abbiamo anche un'ipercomunicazione, cioè sappiamo tutto quello che succede al mondo, però non possiamo fare niente per risolvere. Pensate che iella, che iattura, che sfiga proprio quell'idea di essere lì e avere questo senso di impotenza. Così è nato Ocha. Ocha in dialetto lampedusano significa fiato mio respiro. Abbiamo pensato che il respiro e il respirare sia poi la cosa più importante della vita, perché possiamo anche non bere per qualche ora, per qualche giorno, non mangiare, tanti purtroppo lo fanno per disgrazia che non mangiano, però respirare veramente, quanto resisteremo senza respirare? Ecco, le persone di Lampedusa dicono nel loro dialetto sub-siciliano, dicono Ocha alle persone alle quali vogliono più bene, fiato mio respiro. Abbiamo pensato di mettere insieme molti respiri per questo, affinché diventassero un vento che spingeva un'idea, un ideale. Qual era l'ideale? Non è esattamente quello di puntare sul fatto dell'immigrazione. Noi diamo per certo che il mondo è fatto di persone che viaggiano. Il viaggio è una metafora della vita. Quindi già l'idea di bloccare i viaggi significa neanche storica, significa bloccare quello che è la nostra natura, siamo tutti metici, nessuno di noi può dirsi di una specie particolare, perché insomma se no non avremmo tutto quello che abbiamo avuto alle spalle. Ma noi siamo un esempio, questa Italia che tanto la signora Williams ama, è un'idea clamorosa della bellezza proprio di quanti popoli hanno contribuito alla sua civiltà, alla sua storia, di quanto il Mediterraneo sia stato una autostrada gigantesca dove passavano culture, intenzioni, idee, necessità, storie delle persone. E allora, partendo da una frase di Vinicius de Moraes, che è stato un grande diplomatico, che artista, poeta, che diceva «La vita è l'arte dell'incontro», abbiamo deciso di provare a sovvertire questa cultura serpeggiante, sotterranea, che è un po' l'idea dello scontro. Non so perché, ecco, lo si diceva ancora, c'è un'idea di paura generale nei confronti del futuro. Io scrivevo qualche anno fa che l'unica paura che avevo del futuro era quella di non esserci. Adesso la cosa sconfortante è che io ci sono, ma ho un'idea del futuro abbastanza confusa. Quindi questa idea del prossimo, cioè sia del prossimo inteso come persona vicina, ma anche di colui che arriverà, di colui che arriverà domani, ma anche del domani. Ecco, questa è una paura che non possiamo più sostenere. È la paura che genera le guerre, è la paura che genera l'idea che devi sopraffare qualcuno perché sei più ricco, perché hai più potere. È solamente la paura dell'altro che provoca tutto questo disastro. La corruzione dei soldi, io guardate, parlando di Lampedusa, ci sono quelli che raccontano, che ti dicono ai tempi miei con questa cosa da reducismo, che dicono che quella era una comunità, fino a 35 anni fa non avevano nemmeno l'energia elettrica, eppure era una comunità felice perché arrivavano i pescatori col pesce pescato e già lo friggevano lì al porto, sul molo, per i bambini, lo mangiavano insieme. Era una comunità povera ma felice, non era ancora stata corrotta dall'idea del io sono, ho più di te, io sono più importante di te. Allora, io penso questo, che
quello che noi abbiamo fatto, siamo arrivati alla sesta edizione con molta fatica, vi dico, perché io ho